Un compagno di scuola al liceo mi diede l'indirizzo del primo studio di doppiaggio dove misi mai piede in assoluto ed era la CTA. E entrai in sala, c'erano dei doppiatori in pausa, stavano parlando così e io subito ho notato la voce di Claudio, io non sapevo che l'avrei trovato, ovviamente. Ed è stato non solo, a me fa venire i brividi pensare che proprio il destino abbia voluto che ci fosse lì lui. E poi la sua figura avrebbe influenzato la mia vita, insomma, come non avrei mai immaginato. Ne facciamo un'altra? Non mi stupisce che sia rimasta scioccata. Lui aveva una lettura intelligente. Io quello che dico sempre, la sua lettura non era quella solo di uno speaker, era di un interprete che trasmetteva il significato di quello che veniva detto agli altri. Questo per noi era basilare. Di speaker bravi ce ne sono stati tantissimi, ma lui ha inventato un modo. Per chi come me cominciava all'epoca era interessante, insomma, era fondamentale riuscire a rubacchiare qualche segreto per capire, insomma, come funzionava questo mestiere. E lui in questo era assolutamente perfetto. Quando leggeva era fantastico, era quello che leggeva meglio di tutti, per cui leggeva i Promessi Sposi, leggeva, lui poteva leggere anche l'appello. E lo leggeva in una maniera fantastica. E lui era come se fosse una spiegazione al lato del testo. Riusciva a dare qualcosa di più che il testo non aveva. Davide l'ho conosciuto in sala quando io cominciavo ad andare in sala con papà e ho avuto da subito feeling, quindi è stato da subito simpatico, abbiamo legato immediatamente e poi nel corso degli anni ci siamo sempre continuati a frequentare, quindi mi ricordo con piacere l'affetto che papà nutriva per Davide. Per me papà era papà, era quello che tornava a casa la sera, suonava apposta il campanello perché sapeva che mi dava fastidio tutte le sere e io gli andavo ad aprire col sorriso. E da lì era la mia giornata con papà iniziava lì, non quando lui usciva e sapevo che stava al lavoro. Per me, Claudio Capone, prima di tutto è quella persona. Sperano che l'uragano li catapulti oltre la zona della bonaccia equatoriale. A un certo punto Golding naviga a 15 miglia dal centro dell'uragano, guardando nervosamente la danza lappeggiante. Ammazza, guarda che roba, mortacci.